LB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. Lo sapevamo, ne parlavamo già da qualche giorno, in effetti che saremmo stati investiti da questa aria caldissima, però in effetti fino a quando non arrivano le cose non ci credi. Adesso che abbiamo avuto una nottata infernale, una giornata di ieri impossibile, sono a quest'ora le 8:40 circa, ci prepariamo ad affrontare un'altra giornata di quelle tremende. Simona Gambaro, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Edoardo Merucca e con noi c'è Carlo Tanzi, che Della protezione civile calabrese. Buongiorno. Che appunto ci informa come la giornata di oggi possa essere particolarmente critica. Tanzi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buongiorno. Allora, questa giornata che criticità può avere al di là appunto della canicola? Dunque, innanzitutto il rischio, diciamo, per il caldo, no? Soprattutto per le persone anziane, insomma, si consiglia di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, no? Non solo persone che hanno anche disabilità in genere. E al di là di questo poi c'è un altissimo rischio incendi dovuto al fatto che ieri ci sono state temperature molto molto elevate, intorno ai 40 gradi, pure anche oltre, no? alcuni posti della Calabria, e quindi insomma il rischio incendi è elevatissimo. Abbiamo diffuso questa notizia perché abbiamo dovuto evidenziare come un incendio, se diciamo preso nelle fasi iniziali, circoscritto nelle fasi embrionali, può essere estendo con estrema facilità, ovviamente con diciamo relativa facilità, invece quando poi diciamo divampa, no, i costi possono aumentare in modo esponenziale. Quindi ieri è stata una giornata tristissima per la Sicilia, una vera e propria calamità, e quello che si è verificato ieri in Sicilia si potrebbe verificare oggi in Calabria. Certo. Ieri ci sono stati anche dei roghi appiccati da piromani, insomma la magistratura sta indagando, anche perché ora chi appicca un incendio rischia un po' di anni di galera, le pene sono molto inasprite, no? Ma al di là di questo, ecco, tutti i cittadini calabresi devono far parte del sistema di protezione civile, e quindi nel momento in cui individuano un incendio, anche nella fase più embrionale, ecco, sono invitati vivamente a contattare il numero verde 800 496 496, oltre che il numero dei vigili del fuoco, che è il 1515. Certo. Ecco, in questo modo si potranno informare, diciamo, le strutture competenti preposte allo spegnimento dell'incendio, vigili del fuoco, corpo forestale, diciamo anche Calabria Verde, e quindi rendere tempestivo l'intervento. Certo. Dottor Tanzi, noi la ringraziamo, insomma, come sempre, perché volevamo proprio sottolineare questo aspetto alla luce di quanto accaduto in Sicilia e dare, esatto, sensibilizzare, ecco, perché siamo tutti, come dire, tutti dobbiamo proteggere il nostro territorio, quindi in questo modo è possibile farlo, anche grazie alla collaborazione e ovviamente al lavoro, grande lavoro della Protezione Civile. Noi la ringraziamo. Tra altre cose, in questi giorni è impegnata tantissimo con l'emergenza sbarchi. Anche con la gestione dopo l'omicidio nella tendopoli di San Ferdinando, ecco, sì, abbiamo una piccola struttura, però cerchiamo di baccamenarci tra tante emergenze. Lo immaginiamo. Comprese anche quelle idrogeologiche, perché è sempre in agguato anche l'estate. Sì, è vero. Grazie ancora per il suo lavoro e per il suo intervento. Una buona giornata. Buona giornata, grazie. Grazie a voi. Buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Grazie.